Ciao ragazze, allora oggi parliamo di abbronzatura e mi voglio recensire dei prodotti che grazie al Cosmoprof ho avuto modo di conoscere e provare. Ringrazio la gentilissima Silvia, la ragazza dello stand, che mi ha dato modo, insomma, di provare i loro prodotti e ringrazio, insomma, della generosità perché mi hanno dato davvero tanti prodotti e vari campioncini, sono stati davvero molto gentili. Allora, le aziende in questione sono la Soleo e la Supertan. La Soleo produce in Europa, mentre la Supertan sono prodotti abbronzanti americani. Allora, ci tengo a precisare che tutti i prodotti che vi mostrerò non hanno protezione, quindi sono abbronzanti, acceleratori di abbronzatura, acceleratori di melanina, quindi non proteggono ma abbronzano. Quindi se avete la pelle sensibile che tende insomma ad arrossarsi e a bruciarsi insomma al sole, non ve li consiglio, oppure ve li consiglio dopo che avete insomma già una base di abbronzatura. Io non ho di questi problemi, infatti il primo giorno di mare ho utilizzato l'abbronzatore per pelli sensibili, perché comunque era il mio primo giorno di mare, però non aveva protezione. Allora, vi faccio vedere insomma di cosa sto parlando. Prendo il loro Deplian e inizio con i loro prodotti nuovi del 2013. Tra questi quattro qui ho avuto da loro per provare il Gold, che è il loro prodotto top dell'anno. Il signore allo stand me ne ha parlato benissimo e ci teneva insomma che lo provavo per dargli il mio parere. Devo dire che è davvero ottimo. Mi piace perché oltre ad essere un abbronzante, rilascia, ha un ottimo odore prima cosa e rilascia sulla pelle dei micro glitter dorati, quindi con il sole fa davvero un bel effetto. Mi piace particolarmente questo qui. E poi mi hanno dato da provare l'abbronzatore per pelli sensibili, quello che insomma vi dicevo prima. La confezione che ho ricevuto è da 200 ml e questo insomma è stato il primo prodotto che ho provato con il mio primo giorno di mare. Ha un odore buonissimo perché è all'aloe vera e alla fragola, è molto molto valido, non mi sono per niente bruciata, mi ha fatto comunque abbronzare, con tutto che a mare sono stata tipo un 2-3 ore perché vado a ora di pranzo dopo il lavoro e mi ritiro tipo alle 3:30 perché poi devo farmi la doccia, prepararmi insomma perché devo andare al negozio, quindi non sono stata tantissimo a mare. Comunque ho preso insomma un po' di colore, quindi è davvero molto molto buono. Comunque continuerò ad utilizzarlo, anche se il mio preferito in assoluto, e si può vedere, è il Gold, perché come vi dicevo ha questi micro glitter che sul corpo insomma sono davvero molto molto belli e l'odore è gradevolissimo. Questo qui non ha una profumazione specifica, però comunque ha un buonissimo odore. Questo qui è l'aloe e il raspberry, penso sia, correggetemi se sbaglio, la fragola o la mora, non lo so. Comunque sapete che il mio inglese è pessimo, quindi penso sia la fragola, insomma. Comunque mi ci sono trovata davvero benissimo con questi due prodotti. C'è tanto prodotto, quindi basta acquistare anche solo una confezione di questi prodotti qui e vi basta insomma per tutta l'estate. E questo qui è quello che vi consiglio di più in assoluto perché è fantastico. Un altro prodotto, poi vi faccio vedere i vari prodotti che offrono. C'è la linea Bronzo Satisfaction. E di questa linea qui ho la crema viso abbronzante, ve la faccio vedere. Ed è questa qui. La confezione è da 15 ml di prodotto ed ha una profumazione buonissima. Io ho mantenuto comunque la protezione per conservare meglio la crema.
odora tipo di burro di cacao, è qualcosa di buonissimo ed è, come potete vedere, questo colore giallino ed è una crema abbronzante viso e devo dire che anche questa, come penso si può notare, mi sono abbronzata il viso senza quel rossore bruttissimo che ogni anno ho qui praticamente sul naso. Non so perché la mia faccia diventa tipo marrone, però sul naso tengo questa striscia rossa dovuta al sole, bruttissima, ma come potete vedere, questa crema qui, questa cosa non me l'ha fatta. Mi sono abbronzata in maniera uniforme, è davvero fantastica. E sempre di questa linea, oltre la crema viso, fa anche le creme abbronzanti a vari gusti. C'è questa qui che è al blackberry sorbet, non so cosa sia, questa vabbè alla vaniglia, e quest'altra qui è ai frutti, esplosione di frutti, e penso a seconda insomma dei vari diamantini che vedete, 3 diamantini, 4 diamantini, 2 diamantini, sia il livello di abbronzatura, tipo non so, non è specificato. Comunque credo che hanno un significato questi diamantini qui, perché qui ce ne sono 4, qui 3 e qui 2, quindi penso sia tipo una gradazione a livello di abbronzante, perché ad esempio il gold è un super abbronzante, viene definito tipo come step 2, già insomma quando si è abbastanza abbronzati, mentre questo qui è lo step 1, i primi giorni di mare, per insomma un'abbronzatura. Per abbronzarsi, insomma, proteggendosi anche tra virgolette, anche se non ha protezione, comunque più lieve. Questo qui è proprio lo step 2 acceleratore, dark blend accelerator. Questo è proprio il top tra gli abbronzanti, il più strong, come vi devo spiegare. Poi, sempre di questa della Soleo, fa anche la linea per diverse parti del corpo. Abbiamo la crema viso per le gambe e per il corpo. Infatti, l'anno prossimo sono tentata a comprarmi questo qui per le gambe, perché io quando vado a mare, l'unica parte del corpo che mi si abbronza dopo tantissimi bagni sono le gambe. Cioè, tutto il resto del corpo sono abbastanza abbronzata, mentre le gambe sono tra un doratino bianchiccio molto molto brutto, quindi penso che l'anno prossimo comprerò questo prodotto per le gambe. Fanno davvero tanti tanti tipi di abbronzanti. Noi qui per esempio come marche teniamo la Bilboa, che fa insomma prodotti abbronzanti, ma questi qui ci sta di tutto e di più. C'è anche la linea abbronzante per gli uomini, proprio specifica per gli uomini, Ego Men. Poi altri tipi di abbronzanti, The Power of Bronze, con vari tipi di profumo, con vari tipi di profumazioni, e c'è quello lì slimming, che sarebbe quello per modellare il corpo. Tra l'altro mi hanno dato, non della Soleo, ma della Super Tan, un altro campioncino di un'altra crema che, applicandola, ha anche la funzione snellente. Questa qua abbiamo la slimming, l'anti-aging, la sexy look bronze e la push-up thermo bronze. Insomma, fa vari tipi di abbronzatura. Qui poi specifica tutti gli ingredienti che trovate nei singoli prodotti, tutte le varie fragranze della linea e i vari formati. Tutte le creme della Soleo le fa da 200 ml, che è una confezione tipo questa, che è abbastanza grande, o da 15 ml. Poi, sempre della Soleo, abbiamo la linea al caffè di vari tipi. Questo qua, espresso, penso, nel primo, cioè, tipo questo qua, c'è un chicco di caffè tipo, sarà primo, tipo lieve, intensivo, massimo. Abbiamo questo qua, l'Active che è 2 e l'Espresso che è uno solo. Non so bene cosa significa, comunque penso che sul sito, che vi lascerò giù nell'info box, anche per quanto riguarda i prezzi, vi rimando ai siti che vi lascio giù nell'info box, che
soleo.eu, comunque ve li scrivo anche nell'info box, e supertan.eu. Sia per prezzi che per varie informazioni, perché loro mi hanno rilasciato insomma i loro dépliant, mi hanno dato questi prodotti e mi hanno parlato dei vari prodotti che mi stavano offrendo da provare, come funzionavano. Tra l'altro, non vi ho detto che tutti i prodotti che vi sto mostrando li potete utilizzare sia al mare che per fare le lampade. Ragazzi, io sto notando che la mia faccia è lucidissima, ma sto sudando, che non vi sto a dire, e quindi li potete utilizzare anche per fare le lampade. Quindi, per chi fa le lampade, ama fare le lampade, io non le ho mai fatte, mi piacerebbe insomma provare, eccetera eccetera. Comunque li potete utilizzare, oddio, anche per fare le lampade. Poi ci sta la linea Evolution, step 2, super intensivo, acceleratore, eccetera eccetera, lo step 3. Poi penso che sul sito vi descrive i vari step, insomma, a cosa servono questi prodotti. Questo qui serve praticamente per i vari tipi di pelle. Skin tips. Questa qua, insomma, è per i vari tipi di pelle. Poi abbiamo il Double Impact, che praticamente questo qui serve per un effetto intenso proprio. Questo qui, effetto intenso. Extra effect. No, ci sono tanti tipi di abbronzanti, devo dire la verità. E poi qui porta lo schema dove insomma riporta poi tutti i loro tipi di abbronzanti, le loro qualità, a cosa, per esempio, gli step 2, gli step 3, i vari ingredienti, le varie profumazioni, riporta insomma un po' tutte le fragranze. Comunque, devo dire la verità, mi ci sto trovando davvero bene con questi solari e mi ha fatto insomma piacere trovarli. Devo dire, alcune mie amiche già li conoscevano, io non li conoscevo perché sono famosi tipo nei centri estetici questi solari qui, perché li utilizzano, mi ripeto, per le lampade. Nei migliori centri estetici i prodotti della Soleo sono conosciuti. Poi, sempre della Supertan. Sempre per quanto riguarda abbronzanti, vi parlo della Supertan. E questa è la loro linea top, e ve lo posso garantire perché l'anno scorso non mi ero soffermata più di tanto a questo stand. Avevo visto che avevano questi campioncini e avevo preso questo centrale, che praticamente non è a crema come abbronzante, ma è un gel arancione. Almeno l'anno scorso era così. E anche quest'anno me ne hanno dato due sample. Sono contentissima. L'ho usato soltanto un giorno e già avevo quell'abbronzatura bella dorata, ed era comunque uno dei miei primi giorni di mare. È davvero un abbronzante super super intenso, e dura anche dopo il bagno, cioè io potevo anche non mettere più niente sul corpo, perché comunque non va via con l'acqua, sono tutti waterproof. E questo qui va a varie profumazioni, vari tipi di abbronzanti: collagen bronzer, chocolate bronzer, Euphoria Collection. E qui insomma vi fa vedere tutti i vari tipi di ingredienti. Hanno un odore fantastico tutti quanti, veramente, e questi qua ve li straconsiglio perché sono fantastici. Infatti non vedo l'ora di provarle, anche se questo qui è la mia droga, e si può notare, davvero bellissimo, tutta sbrilluccicosa. Poi questo qua, che comprerò sicuramente l'anno prossimo, perché è specifico per snellire la figura. Una volta, cioè, voi vi abbronzate, nello stesso tempo funge da snellente per la figura, quindi assolutamente da provare. E mi hanno dato il campioncino di questo qui, che non vedo l'ora di provare. Ovviamente con un'applicazione non è che possiamo vedere granché, comunque sono felice di poterlo provare.
Poi, di questa linea Slim, questo qui è quello nuovo che hanno presentato quest'anno, ma c'erano già questi tre in tre fragranze diverse, penso tre funzioni, Strong Bronze, Mega Powerful Bronze e Ultra Intensificante, ha comunque vari tipi di abbronzature, penso. Sono da provare. Poi fanno questa linea molto carina che sono i Super Sensation, questi qui, in varie fragranze diverse. Abbiamo questo alla vaniglia, poi abbiamo questi qui, che è il nuovo limoni e arancia, Frosted Banana. Poi abbiamo il papaya, vari tipi, questo al cioccolato e raspberry, penso sia cioccolato e fragola, credo. Poi pere e mele, pineapple e mango, l'ananas e mango e tra questi io ho il dark sauna, che vi devo dire la verità non ho ancora provato. Praticamente mi ha spiegato la ragazza allo stand che è un abbronzante super intenso che lo consiglia per chi ha già insomma la pelle bella abbronzata, perché è davvero strong come prodotto e oltre ad abbronzare fa l'effetto sauna, cioè voi vi applicate insomma il prodotto su tutto il corpo e oltre a sudare per il caldo, sudate anche per il prodotto, il che fa bene perché sudore si asciuga bene la figura, quindi più sudiamo e più dimagriamo. Quindi lo devo provare assolutamente, però a mare, insomma, quando sono andata io domenica, si crepava di caldo, ho detto, se mi metto pure questo, il mare faceva schifo, era verde, ho detto non so dove andarmi a buttare, quindi me lo conservo quando vado al Lido con mio padre che c'è la doccia, quindi bene o male mi butto sotto la doccia e mi riprendo, mentre sulla spiaggia libera la doccia non c'era, quindi ho preferito non utilizzarlo, però ha un odore fantastico. Non so perché, ma tutti i loro abbronzanti hanno un odore fantastico, ciò che non hanno gli abbronzanti che abbiamo noi, tipo quelli Nivea, i Bilboa, non hanno un odore così bello. E fa anche il bagno doccia e il prodotto che più amo e che comprerò assolutamente perché mi sono innamorata del profumo e di come si comporta sulla mia pelle, cioè praticamente io lo utilizzerei anche come crema idratante perché innanzitutto è questo prodotto qui che è un doposole, vedrete il campioncino nel video dei prodotti finiti e praticamente ha un odore paradisiaco e ho notato proprio che sulla mia pelle la idrata tantissimo, la rende anche più morbida, la rinfresca, un effetto bello fresco sulla pelle, qualcosa di fantastico. Mi hanno dato due campioncini che io ho già utilizzato perché, vi ripeto, mi sono innamorata di questo prodotto perché è fantastico. Sicuramente lo andrò a comprare. All'interno abbiamo caffeina, tè verde, cocoa butter che non so cosa sia. Ed è ottimo. E anche questo qui l'effetto slimming, anti-aging e idratante. Comunque questo sarà mio l'anno prossimo, te lo dico Silvia, lo verrò a comprare perché è buonissimo, è qualcosa di fantastico. E anche qui abbiamo tutto i vari schemini con i vari prodotti, i vari tipi di abbronzatura, e le varie fragranze e i vari formati. Vi faccio vedere tutti gli altri campioncini che mi hanno dato, ne avevo a morire, infatti ve li ho messi anche in alcuni giveaway, li ho fatti provare a delle mie amiche, me ne hanno dati tantissimi, non hanno badato, insomma, sono stati davvero molto molto generosi, cioè io l'ultimo giorno di Cosmo, prof, la mia busta pesava tantissimo soltanto per i loro prodotti perché era davvero generosissimi. Li ho dati anche ad Anna Paola, la ragazza che stava con me, la mia amica che è venuta con me al Cosmo Prof, perché me ne avevano dati tantissimi. E questi sono i vari campioncini che mi sono rimasti. Abbiamo i due dell'Endorfine, questo qui che io adoro e che proverò. Poi abbiamo quello Slim, poi quello lì nuovo, limoni arancia, collagene acceleratore. Poi abbiamo il Black Pearl,
Seduttivo, crema abbronzante con un tocco di profumo, collagene più black walnut, che non saprei cos'è. Leggiamo se c'è. Abbronzante forte, arricchito con fragranza di orchidea e fiore di loto. Modalità d'uso: spalmare, vabbè, uniformemente sulla pelle. Pipipipi. Comunque, mi hanno dato questi qui. Oh, il mio giudizio, devo dire, è più che buono. Oh, sono ottimi abbronzanti. Sono convenienti perché comunque hanno un bel formato grande. Solitamente a me restava anche l'olio per riandare al mare oppure la crema Bilboa. Quindi figuratevi una confezione di questa, vi dura abbastanza. La scadenza dei loro prodotti, ve lo dico subito. Non so dove si vede la scadenza, un 200 ml di prodotto. Penso sia la classica 24 mesi comunque, per non. Per non stare qui sopra, la classica 24 mesi. Ah no, sta qua, nel 2015 questo scade, ad esempio, 02 2015. Questi qua non ne ho idea. Ah sì, forse sta qua, no. Vabbè, credo che più o meno hanno la stessa scadenza, voglio dire, di 2 anni. Quindi più che conveniente. Questa qui per fine estate sicuro finirà. No, devo dire la verità, sono rimasta piacevolmente colpita da questi prodotti e ringrazio ancora l'azienda per la gentilezza che ha avuto nei miei confronti. Ringrazio Silvia per insomma, la generosità che ha avuto nei miei riguardi. E niente, ragazzi, io vi mando un forte bacio. Ah, vi voglio far vedere le unghiette nuove. Ve le pubblicate anche sia su Facebook che Instagram. E sono sempre con la forma stiletto, con il rosso, lo sbrilluccichino alla fine e questa fantasia con le righe e le rose. E niente, ragazzi, io vi mando un forte bacio e mi vado a buttare sotto una doccia perché faccio leggermente schifo. E niente, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao, ragazze!